Ci troviamo all'interno dell'Officina Artistica Roncisvalle di Cefalù, siamo con Angelo Sicilia. Allora, i pupi ritornano a Cefalù. Sì, dopo tanti anni di assenza, i pupi ritornano a Cefalù con un progetto che si chiama Officina Artistica Roncisvalle, un progetto che è allo stesso tempo una mostra permanente, ma anche un teatro, ma anche una officina, un laboratorio in cui si fa vedere come si costruiscono le marionette, i pupi tradizionali, ma anche come si dipingono i cartelli e le scene dei fondali. Nasce da un'idea mia e da Giuseppe Colantoni ed è come dire, una struttura stabile, non è una struttura diciamo momentanea, è stabile e vuole riportare al centro dell'attenzione i pupi in un momento in cui c'è maggiore attenzione verso le tradizioni popolari e in un momento in cui l'opera dei pupi, anche grazie soprattutto alla nostra attività negli anni scorsi, cerca di rinnovarsi. Siamo impegnati attualmente in un ciclo di rappresentazioni tradizionali per fare vedere come noi mettiamo in scena gli spettacoli tradizionali tratti dalla storia Pallini di Francia. E il secondo passo sarà quello di mettere in scena un ciclo dei pupi antimafia e quindi del repertorio della legalità, il nuovo repertorio che noi portiamo avanti ormai da più di 15 anni. Obiettivo nostro è quello di incontrare non soltanto il pubblico, come dire, mordi e fuggi del turista, ma soprattutto quello di ricreare in un ambiente come quello di Cefalù un pubblico abituale che ci possa seguire di qua ai prossimi anni, per poter rappresentare ovviamente tutte le cose che noi abbiamo fatto finora. Dov'è possibile visitare la mostra e dove è possibile vedere gli spettacoli? Allora, la mostra Officina Artistica ha sede in via 25 Novembre numero 71, proprio a due passi dal Duomo, in pieno centro storico, mentre gli spettacoli fino al 31 agosto potete vederli al Museo Mandralisca, perché noi abbiamo fatto una convenzione con questa importantissima struttura, fondazione di Cefalù, con cui rappresentiamo gli spettacoli nella loro sala teatro, sala conferenze.